La gente chiede esplicitamente nuove elezioni, questo ormai è un grido che unisce tutta la popolazione. Io credo che andare avanti così come se niente fosse successo non sarà possibile. Fare un impasto della Giunta, ho sentito che lo stesso Presidente della Giunta non lo esclude più. Certamente è in una situazione difficile perché le pressioni all'interno del suo partito sono molto forti, l'economica, la tesi, stanno facendo sentire la loro voce. Questo porterebbe però a un tipo di rimpasto che non è quello che noi desideriamo, quindi la nostra posizione resta quella di andare a nuove elezioni sul tardo autunno. Ma proprio nuova elezione ci porteranno avanti o sarà proprio la via giusta? In un momento come questo, quando il distacco tra la popolazione, la politica e la giunta e il Consiglio è così ampio, va dato voce al popolo e questo si fa tramite nuove elezioni. Lei ha fatto anche una proposta al Consiglio regionale. Per noi è un po' l'ultima chance che ha questo Consiglio regionale per un attimino riconquistare un po' di dignità. Abbiamo depositato ieri un nostro disegno di legge che abolisce i vitalizi con effetto retroattivo. I soldi ricevuti vanno in parte restituiti, gli anticipi per intero. Tornerebbero molti milioni nelle casse pubbliche e per noi sarebbe un segnale per dire basta con questo vecchio modo di fare politica come strumento per arricchirsi personalmente e forse questo contribuirebbe a dare un po' di dignità di nuovo a questa classe politica.